Buongiorno a tutti, ragazzi che siete in presenza, ragazzi che siete collegati da casa e benvenuti. L'obiettivo di questa giornata è con un'oretta farvi conoscere una serie di aspetti che riguardano i nostri corsi di laurea. E avete già visto il programma, ci alterneremo un po' noi del Disva. Nelle presentazioni e apre la giornata il direttore del nostro dipartimento, professor Francesco Regoli, che vi racconterà il nostro dipartimento, che caratteristiche ha. Grazie Francesca e grazie a tutto il gruppo dell'orientamento e soprattutto grazie a voi, nel senso che devo dire per noi è un gran piacere rivedervi e vedervi poi in futuro in presenza. Allora, le attività didattiche dell'area scienze sono tenute nell'ambito del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, che è stato recentemente riconosciuto come un dipartimento di eccellenza, cioè uno dei primi 10 dipartimenti d'Italia per la qualità della ricerca nell'area delle scienze biologiche. E qui troverete laboratori all'avanguardia, da quelli che possono produrre proteine di interesse biotech, a microscopi di ultima generazione che vi consentono addirittura di guardare i dettagli atomici o subatomici delle strutture cellulari, infrastrutture per la sperimentazione su organismi marini, addirittura un acquario polare unico nel suo genere in Italia. Le materie che studierete vanno da quelle legate alla biochimica, alla genetica, le scienze della nutrizione. In campo ambientale vi occuperete di biodiversità degli organismi marini, animali e vegetali, di tematiche legate ai cambiamenti climatici, alla protezione dell'ambiente, all'inquinamento, a come l'ambiente si può monitorare e controllare. Nel campo delle scienze ambientali e protezione civile imparerete come si fa la previsione e la prevenzione degli eventi estremi, come si gestiscono le emergenze, tematiche di sostenibilità ambientale, le diverse tipologie di pericolo e di rischio, pericolo chimico, biologico, ecologico, geologico, quello industriale. Capirete come si possono gestire e valorizzare i rifiuti e come si possono gestire e valorizzare le aree protette. Non solo lezioni teoriche, ma anche esercitazioni pratiche. Durante l'esperienza Covid abbiamo avuto la possibilità di rimodernare e di allestire dei laboratori, alcuni laboratori completamente digitalizzati, e quindi quello che voi potete vedere in presenza può anche essere utilizzato e trasmesso via streaming, registrato e riutilizzato all'occorrenza. Tante attività di laboratorio perché secondo noi è fondamentale che alle lezioni teoriche vengano affiancate attività pratiche su quelle che sono le principali tematiche di maggior attualità in ambito scientifico. E poi attività pratiche, attività di campo. In ambito marino, vedete alcuni esempi, potrete partecipare ad esempio a progetti di conservazione, monitoraggio, tutela dell'ambiente, progetti che sono spesso svolti in contesti internazionali, quindi vi daranno la possibilità in qualche modo di confrontare le vostre esperienze con quelle di studenti provenienti da altri paesi. Abbiamo anche una motonave che vi permette o che ci permetterà di portarvi a fare dei campionamenti in Adriatico. E poi con la protezione civile viaggi di istruzione in quelli che sono spesso degli scenari di disastri naturali. Va bene, anche in questo caso per vedere praticamente come si lavora in questi scenari. Avrete la possibilità di seguire dei corsi per attività subacquee, fare delle esperienze in alcuni casi in posti unici come l'Antartide o addirittura esplorare gli abissi. Possibilità di impiego sono molteplici, da quelle nel campo privato come nutrizionista, biochimici, genetisti, all'assunzione in aziende come quelle legate alla farmaceutica, alla cosmesi, all'alimentazione, nel campo ambientale, tematiche legate alla protezione dell'ambiente, pesca, acquacultura, acquariologia,
la consulenza e i servizi nella divulgazione e nella promozione dell'ambiente. E poi manager, ad esempio, nel controllo della protezione ambientale o della protezione civile, consulenza in campo ambientale, coordinatori di emergenze ambientali, tematiche purtroppo sempre più evidenti, fino ovviamente allo sbocco nelle attività di ricerca. Le attività didattiche di questo dipartimento, come avrete modo di seguire nella giornata di oggi, si articolano in due corsi di laurea triennali, il primo in scienze biologiche, che ha già, come dire, due indirizzi che vi in qualche modo indirizzeranno poi verso i percorsi successivi. In scienze ambientali e protezione civile è l'altra triennale, e tre corsi di laurea magistrale in biologia molecolare applicata, biologia marina, che è legata ad un percorso internazionale, rischio ambientale e protezione civile. Mi piace, come dire, sottolineare due cose: l'occupabilità dei nostri laureati è superiore all'80%, superiore a quella della media nazionale, quindi in qualche modo a conferma della preparazione che cerchiamo di dare in questo dipartimento. E quello che diciamo sempre è che sostanzialmente quello che noi cerchiamo e che vi chiediamo è, da una parte, avere impegno e passione per quello che andrete a studiare. Noi ci metteremo impegno e passione nel prepararvi in queste materie. Quindi chiedetevi se, come dire, tra i vostri interessi, tra le vostre parole chiave, ci sono parole come biotecnologie, nutrizione, biologia, cambiamenti climatici, protezione dell'ambiente, rischio ambientale, protezione civile, tanto per citarne alcune. Allora, se tra queste tematiche ci sono quelle che vi interessano, speriamo davvero di vedervi in questo dipartimento per i prossimi anni. Grazie a tutti, grazie a Grazie. voi e buona giornata e benvenuti al BISVA. Grazie. Andiamo avanti con le presentazioni. 5 minuti per ogni corso di laurea triennale. Voi siete, avete fatto la maturità a luglio. Se siete qua, già avete Vuol dire probabilmente che partecipato a eventi in cui abbiamo descritto in maniera approfondita i contenuti. Oggi in 5 minuti vi facciamo un riassunto sui contenuti dei due corsi di laurea, Scienze Biologiche e Scienze Ambientali e Protezione Civile. E inizia la professoressa Lateana, lei è la presidente del corso di Scienze Biologiche, quindi vi racconta. Vado io subito. Ok, come ha detto Francesca Biolchini, io sono la presidente del corso di laurea in Scienze Biologiche. Adesso vi darò alcune informazioni, inizialmente diciamo su entrambi i nostri corsi triennali, quindi Scienze Biologiche e Scienze Ambientali e Protezione Civile. Prima informazione, che penso interessi molti di voi, è per l'accesso a questi due corsi di laurea triennale è previsto un test di verifica delle conoscenze. Non è selettivo e non è vincolante per l'immatricolazione, ma viene svolto in forma di autovalutazione proprio per permettervi di rendervi conto del vostro livello di conoscenze, quindi di capire se il vostro livello di conoscenze è adeguato e per seguire meglio, per affrontare meglio i corsi del primo anno. Vi ho messo lì la data del 13 settembre perché oggi è già possibile svolgere questo test di auto valutazione che verte ovviamente sulle materie di base, matematica, fisica, chimica e biologia. È prevista l'assegnazione di OFA, cioè di obblighi formativi, soltanto nel caso in cui non venga superato il test di matematica. Per venirvi incontro abbiamo anche organizzato dei pre-corsi di matematica che si svolgeranno dal 14 al 17 settembre, a cui potete iscrivervi. Ovviamente è necessario superare e recuperare questi OFA di matematica nell'eventualità in cui qualcuno di voi dovesse averli. Queste sono le modalità. Quindi superamento del test nelle sessioni successive. Quindi noi vi mettiamo a disposizione un test al mese fino a maggio, per poter superare l'OFA, oppure il superamento chiaramente dell'esame o della prova parziale se prevista o della prova scritta. È necessario recuperare questi OFA per poter sostenere gli esami del secondo anno, quindi è importante avere presente questa caratteristica. Adesso torniamo un po'
Invece questa era un'informazione generale che riguardava tutti e due i corsi triennali. Adesso parliamo un po' delle scienze biologiche. Come ha già detto il direttore, se siete qui è perché siete interessati, alcuni di voi sicuramente, a tutte le discipline biologiche. Il nostro corso è un corso strutturato in due curricula, un curriculum biomolecolare e un curriculum marino. Quindi questo vuol dire che il nostro obiettivo è quello di formare dei laureati che da un lato abbiano delle conoscenze di base molto importanti, ma anche delle conoscenze specialistiche in questi due settori, diciamo, individuati dai due curriculum. La scelta del curriculum va fatta al momento dell'immatricolazione, quindi al primo anno, ma è possibile cambiare idea, diciamo, e quindi al momento dell'iscrizione al secondo anno modificare la scelta del proprio curriculum. Il corso è organizzato appunto secondo questo schema, in tre anni ovviamente, durante i quali dovrete conseguire 180 CFU. Questi CFU sono suddivisi nelle attività che vedete indicate qui al centro, quindi non soltanto ci sono degli insegnamenti in senso classico, ma ci sono altre attività, crediti a scelta, il tirocinio formativo molto importante e la prova finale. E ovviamente alla fine del percorso avrete una delle possibilità indicate lì a destra, di cui ha già parlato il direttore. Vediamo un po' alcune delle materie. Quindi il primo anno è comune a tutti e due gli indirizzi, a tutti e due i curricula, quindi per questo poi è facile, diciamo, poter cambiare idea se vi siete accorti che vi interessa di più l'altro curriculum. E quindi sono tutte materie, sia materie di base come matematica, fisica, chimica, inglese, ma anche materie biologiche come citologia, biologia e botanica. Secondo e terzo anno hanno entrambi un gruppo di materie comuni e materie suddivise in base all'indirizzo. Quindi qui ne vedete alcune, non le leggo tutte per motivi di tempo. Questo è il secondo anno, questo è il terzo anno. Quindi potete vedere appunto la diversa struttura nei due curricula. Questi sono invece i corsi che noi proponiamo per gli insegnamenti a scelta. Abbiamo sei diverse possibilità e queste invece sono altre attività, cioè sono dei corsi o dei moduli che vi proponiamo e che hanno la funzione di darvi delle conoscenze, delle competenze che potrebbero essere estremamente utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. E qui c'è qualche indicatore di performance, quindi non mi soffermo molto. Quello che voglio farvi notare è che generalmente la maggior parte dei nostri laureati triennali si iscrive ad un corso di laurea magistrale. Allora, è proprio per questo motivo che noi abbiamo deciso di inserire i due curricula, perché per costituire due percorsi che possono avere un naturale proseguimento nelle nostre lauree magistrali, che come vedete sono una laurea in biologia molecolare applicata o una laurea in biologia marina. Quindi voi già alla triennale potete acquisire delle conoscenze che vi saranno utili nel caso della scelta della laurea magistrale. Tra i nostri punti di forza voglio sottolineare il fatto che vi mettiamo a disposizione al primo anno una serie di attività di tutoraggio e la disponibilità di coadiutori didattici che vi possano seguire durante il percorso degli insegnamenti di primo anno. Avete la possibilità di svolgere gli esami durante sei appelli previsti nel corso dell'anno e per gli studenti fuori corso, ma questo ovviamente ancora non vi interessa, è previsto un appello al mese. Come ha già detto il direttore, abbiamo una grande attenzione alle attività di laboratorio. Infatti ogni insegnamento prevede delle attività pratiche, che siano appunto laboratori per attività esercitazioni pratiche di laboratorio, ma anche attività in campo. Quindi ha già citato la motonave a te, abbiamo inoltre attrezzato questi laboratori con una strumentazione che permette anche la didattica a distanza. Siamo dipartimento di eccellenza e quindi questo ci ha permesso di avere questi laboratori. Lo ricordo qui perché è possibile svolgere il tirocinio formativo presso alcuni di questi laboratori e quindi partecipare anche alle attività di ricerca del dipartimento. D'altra parte, il tirocinio formativo potete anche svolgerlo presso enti ed aziende esterne, quindi sfruttare questa possibilità per cominciare a entrare in contatto con il mondo del lavoro. Quindi il tirocinio o nei laboratori interni o presso aziende esterne.
finito. Sono stata nei Sei 5 stata nei minuti. tempi. Passo la Continuo io. parola, ecco. Io sono Francesca Pulchini, sono la presidente del corso di laurea in scienze ambientali, quindi due parole anche su quello, a parte che tante cose, tanti aspetti sono in comune. Quindi le scienze ambientali e protezione civile, i temi principali riguardano ambiente, ecosistemi, previsione e prevenzione catastrofi naturali, gestione delle emergenze, recupero ambientale, le tecniche di monitoraggio, inquinamento, degrado ambientale, il pericolo idrogeologico, sismico, vulcanico, i cambiamenti globali in generale. Tutto il percorso formativo che noi offriamo è completo, nel senso che dopo la triennale, se chi è interessato può proseguire nella magistrale in rischio ambientale e protezione civile. Le tematiche le abbiamo già viste e quello che noi diamo, cioè alla fine del nostro percorso triennale, i nostri laureati saranno capaci di valutare la qualità dell'ambiente, realizzare analisi di tipo chimico, fisico, biologico, ecotossicologico, utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per la protezione civile e ambientale. Adesso si parla tanto di digitalizzazione, abbiamo rinforzato il corso anche su questi aspetti, cooperare per affrontare emergenze di protezione civile e cooperare nell'ambito del recupero ambientale. E la struttura del corso è un po' come quella di scienze biologiche: al primo anno ci sono una serie di materie di base, e al secondo e terzo anno ci sono materie più specifiche delle scienze ambientali e di protezione civile. Non entro in dettaglio su questo. E anche qua una serie di insegnamenti possono essere scelti, insegnamenti che hanno la caratteristica di essere professionalizzanti, e quindi nell'ambito diciamo, l'intraprenditorialità o nell'ambito dell'elaborazione dati e digitale. La professione, cioè noi formiamo i laureati perché possano svolgere una serie di professioni più di carattere tecnico o da tecnologo in ambito di protezione ambientale e protezione civile. E poi alla magistrale le tematiche sono sempre le stesse, ma il ruolo è un ruolo più di responsabilità, più manageriale. Gli indicatori di performance, noi adesso la professoressa Giorgini vi parlerà dell'importanza della valutazione della qualità nella didattica. Voi studenti ci valutate, valutate noi docenti, e siamo sempre contenti dei nostri indicatori, che in effetti sono sempre molto molto buoni. A punti di forza, questo corso di scienze ambientali e protezione civile e il seguente corso magistrale sono gli unici in Italia in cui personale della protezione civile è impegnato anche come docente. Questo è un punto di forza unico che non è molto noto, che è veramente professionalizzante per i nostri studenti. Gli studenti sono molto seguiti nel loro percorso. Rinforzo quello che ha già detto la mia collega, perché noi sappiamo che dalla scuola superiore all'università qualcuno si può disorientare, perché siete lasciati completamente liberi a voi stessi, dipende dalla vostra anche responsabilità e attitudine allo studio. Non tutti sono già inquadrati quando escono da scuola, e quindi sappiamo questa cosa, quindi specialmente al primo anno abbiamo, diciamo, allestito una squadra di tutor per aiutarvi. Dipartimento di eccellenza, non dico altro, attività di campo allo stesso modo, laboratori, attività pratiche, ci teniamo molto, e aspetti legati all'internazionalizzazione, dopo il nostro collega vi parlerà proprio di questo. E niente da dire sul fatto che adesso l'importanza della protezione civile e la protezione ambientale ne sentiamo parlare tutti i giorni in ambiti diversi, purtroppo. Il nostro sito per l'orientamento già lo conoscete, www.orientaunipm.it, perché se siete qua vi siete passati da lì, penso. E altri strumenti per la didattica che vi serviranno da studenti sono, penso di aver riassunto un po' quelli principali. Allora, il primo è il vostro indirizzo email.
numero di matricola, condominio, unipmstudenti.unipm.it. A quell'indirizzo email noi mandiamo le comunicazioni, mandiamo, cioè usatelo, guardatelo, capita tante volte che quell'indirizzo non viene controllato, tante volte ragazzi sfuggono comunicazioni relative a variazioni, non so, date d'esame, qualunque tipo di comunicazione, cioè quello è il nostro modo per arrivare direttamente a voi. Il sito del DISVA, www.disvanipm.it, è il sito dove trovate tutte le comunicazioni, cambiamenti di orario, spostamenti di lezioni, seminari, cose di questo tipo. Il sito S3 è quello, diciamo, ufficiale dove c'è il vostro curriculum. Quando vi scriverete, se non l'avete già fatto, dovete passare per S3. Lì troverete registrati tutti gli esami, lì applicherete quando farete domanda di laurea, quindi è quello, diciamo, ufficiale per gli aspetti formali relativi al vostro curriculum. Poi il sito learnunipm.it, questo noi lo chiamiamo il Moodle di Ateneo. Praticamente ogni docente, per ogni materia, carica su quel sito tutti i materiali, non so, le diapositive che presenta a lezione, qualche esercizio, anche qualche comunicazione diretta che riguarda solo quel corso, poi ve lo diranno i professori a lezione. E Teams, qualcuno di voi so che l'ha usato a scuola già, e lo usiamo per il nostro strumento per le lezioni in digitale, quindi le lezioni sapete che saranno sia in presenza e contemporaneamente a distanza, e useremo Teams. In più, questa cosa vale per i ragazzi che sono collegati da casa, e il tour virtuale, perché i ragazzi che sono in presenza, finita questa serie di presentazioni, faranno effettivamente un giro reale. Chi è a casa potrà fare un tour virtuale nel sito dell'orientamento, non so se questo lo conoscete, ci provo ad andare e non ci riesco, vediamo se... Provo velocemente, altrimenti ve lo dico soltanto e poi fate da soli. www.orientaunipm.it. E, se andate su cosa si studia scienze, c'è un vai al tour virtuale, vi trovate nella mappa, ecco, questa è l'area di scienze, queste cose che sto dicendo adesso, ripeto, servono soprattutto per i ragazzi da casa, ma anche i ragazzi che sono presenti qui, può servire per orientarvi. Noi in questo momento siamo a Scienze 3, questa palazzina, e ad esempio vediamo dove siamo noi adesso, vi faccio vedere solo questo, se io vado a Scienze 3, entro, dovrei entrare e da qualche, ecco qua, questa dove entriamo è l'ora azzurra dove siamo noi, chiaramente adesso è piena di ragazzi, per fortuna, finalmente, questa è l'immagine dell'ora azzurra vuota. Quindi per chi vuole fare un giro c'è tutta la struttura di tutta la Politecnica delle Marche. Torno alla presentazione e lascerei, dopo di me parla la referente per la segreteria studenti, che per il fatto che, cioè, lei vi racconterà un po' di aspetti legati alle procedure e ai meccanismi. Siccome avete tante domande sempre, anche di carattere diciamo molto specifico, e noi non sappiamo mai rispondere, allora ringrazio la segreteria studenti che insomma si è messa a disposizione. E ecco qua, ho lasciato proprio questo spazio. Io lascerei direttamente il sito. Ecco, benissimo. Allora, prego. Aspetta. Buongiorno a tutti, anche da parte mia, e benvenuti. Allora, visto che ho pochi minuti e devo darvi tante informazioni, la cosa principale che voglio farvi vedere è dove andare a reperire le informazioni, che è il nostro sito. Quindi, partendo... apriamo un'altra finestra, partendo dalla home page, per arrivare alla pagina della segreteria studenti bisogna utilizzare questa tendina, servizi agli studenti, poi selezionate segreterie studenti e selezionate la vostra area, quindi quella di scienze. Come è organizzata la nostra pagina? In alto c'è uno spazio dedicato alle ultime informazioni, insomma le cose...
del momento. Sotto la foto invece trovate al centro le informazioni su come contattarci, quindi come accedere allo sportello, sportello fisico ma anche sportello virtuale, e come contattarci sotto via mail o via telefono. Come vedete, gli argomenti, cioè ogni operatore gestisce una serie di argomenti, quindi in base alla domanda che dovete porre andate a capire qual è la persona più adatta alla quale porre la domanda, o scrivere l'email o telefonare. Per quanto riguarda invece lo sportello, come vedete è necessario prendere un appuntamento. Sempre a causa delle procedure Covid è stato introdotto questa procedura. E l'appuntamento si prende utilizzando un'app, cliccando su appuntamento si apre direttamente l'app e si entra con le credenziali utilizzate per S3. Poi, in fondo trovate gli orari dello sportello, che come vedete cambiano da gennaio ad agosto, sono ridotti perché ci sono meno necessità, e da settembre a dicembre sono tutti i giorni. L'ultima mezz'ora di questi orari è dedicata allo sportello online virtuale. Questa è una sperimentazione che si sta facendo da poco per permettere alle persone di avere un contatto con l'operatore senza bisogno di venire proprio fisicamente nella segreteria. Mentre nella parte destra trovate l'elenco delle varie questioni che possono essere trattate dalla segreteria, e quindi per esempio adesso forse una buona parte di voi si sarà già immatricolato, ma per esempio qui vedete immatricolazioni, corsi di laurea triennali. Entrando in questa pagina andate a vedere le istruzioni su come effettuare l'immatricolazione. Ricordiamo un attimo le scadenze, quindi la scadenza del 5 novembre come termine per le immatricolazioni, sapendo che ci si può immatricolare anche dopo pagando una mora per il ritardo. Un'altra scadenza importante è quella del 30 novembre, che invece è dedicata ai piani di studio. I piani di studio che cosa sono? Sono l'insieme degli insegnamenti che voi affronterete nel vostro percorso prima di conseguire il titolo. E il vostro manifesto prevede che alcuni insegnamenti siano a scelta, quindi lo studente deve manifestare questa scelta facendo il piano di studio. Chi non lo fa riceve come d'ufficio il piano di studio statutario, cioè quello che è stato definito dal Dipartimento, con degli esami a scelta che sono stati predefiniti, che comunque possono essere cambiati negli anni successivi. Quindi se non fate il piano di studio quest'anno, lo potete fare l'anno prossimo, sempre nel mese di novembre. Quindi memorizzate mese di novembre piani di studio. Il piano di studio si può modificare anche dopo, però anche lì c'è una mora, quindi è bene ricordare la scadenza. Poi, per quanto riguarda invece le tasse, che è un altro argomento molto caldo, dovete andare a cercare un'altra pagina, perché è un altro ufficio che si occupa delle tasse e dei servizi agli studenti. È facile da trovare, basta selezionare tasse e contributi, Univ PM, e trovate subito il link alla pagina che illustra le informazioni sulle tasse e contributi, in fondo alla quale c'è il PDF del regolamento tasse, che contiene al suo interno anche le informazioni sugli esoneri, sulle fasce di reddito, su tutto quanto, e in fondo ancora i contatti dell'ufficio per il diritto allo studio, al quale rivolgersi in caso di dubbi o necessità riguardanti le tasse. Ho sforato? No, sono penso che siano informazioni che ai ragazzi servono. Quindi ecco, un'ultima cosa riguarda l'area riservata, che è uno strumento utile per voi, perché dopo che avete ricevuto la matricola vi si attiva l'area riservata, che è un po' che riassume tante informazioni sia sul percorso che state facendo, sia sulle tasse. Tramite l'area riservata si può cambiare il piano di studi entro certi limiti, altre cose vanno fatte invece per via cartacea,
ci si prenota gli esami sempre tramite l'area riservata e si vede il proprio libretto elettronico, quindi gli esami che avete sostenuto. Se notate delle anomalie sul libretto elettronico, contattate la segreteria studenti per capire come mai l'esame che avete fatto non si vede oppure c'è qualcos'altro di strano. Posso fare una domanda? L'area riservata sarebbe quello che noi chiamiamo S3? Sì, area riservata su S3 Web. Quindi esatto, sì. Grazie. Ecco, da in alto a sinistra c'è il link S3 Web, mettete le vostre credenziali ed entrate. Va bene. Sì. Un'ultima warning è l'esame deve essere superato dopo aver acquisito la frequenza. Che cosa vuol dire? Questo a volte, molte volte ci si inceppa lì e poi bisogna annullare l'esame. Vuol dire che prima di prenotarvi a un appello d'esame dovete attendere che il ciclo di lezioni di quella materia per quell'anno accademico sia concluso, altrimenti se fate l'appello prima va annullato di fatto. Va bene, grazie. Ringraziamo Cristina Marconi della segreteria studenti. Lei può rimanere qua alla Sì. fine, 5 minuti li lasciamo anche per le domande. Quindi un'altra domanda che potrebbero avere gli studenti è se la scadenza è il 5 novembre, uno si immatricola il 5 novembre, però deve frequentare anche le lezioni, entrare nelle aule, entrare sul Moodle, come fa senza avere la matricola? Allora, è possibile accedere alla didattica Ripeto. Allora, è possibile fruire della didattica pur non avendo il numero di matricola. Per capire come fare, bisogna andare a seguire le indicazioni che sono sul sito di Scienze, sulla pagina del Dipartimento. Trovate un vademecum che illustra le due procedure, sia per chi ha il numero di matricola, sia per chi non ce l'ha. Perfetto, grazie, perché questa è una cosa che gli studenti me lo chiedono sempre. Allora, andiamo avanti. Lascio la parola alla professoressa Annibaldi, che continua con le presentazioni. Un altro aspetto che riteniamo sia importante per voi adesso, è quello che riguarda le istruzioni e per la didattica in tempo di. Sì, va bene, possiamo aprire anche questo. Eccolo qua, le istruzioni per l'uso. La didattica in tempo di Covid. Perché tante cose sono nuove e cioè ormai non neanche più tanto nuove per noi, per voi sì, e quindi abbiamo pensato di dedicare qualche minuto anche a questo. Sì, buongiorno ragazzi, vi spiegherò in 5-6 minuti come si accede alla struttura universitaria e quindi anche cosa dovete fare fisicamente per andare a lezione. Ovviamente tutto, diciamo, la costruzione, l'organizzazione della didattica anche in presenza segue quelle che sono le direttive legislative, quindi che sono entrate in vigore dal 6 agosto e quindi già lo sapete per chi è qui, per chi è a casa, per accedere alle nostre strutture c'è l'obbligo di Green Pass. Poi rimangono ovviamente attive tutte le altre procedure che erano già in essere lo scorso anno, quindi l'obbligo della mascherina, distanziamento, sanificazione e aerazione dei locali. Noi abbiamo aggiunto a queste misure preventive anche un orario delle lezioni che praticamente è impostato su dei flussi di studenti sfalsati, in modo che abbiamo anche noi costruito quelle che si chiamano nelle scuole primarie e secondarie le bolle, in modo che no, non ci siano, diciamo così, incroci di studenti che appartengono a corsi diversi. Tutta la didattica verrà sempre erogata in modalità sia in presenza che a distanza e questo ci permette di essere sempre attivi anche in presenza di scenari peggiori di quello che stiamo vivendo adesso, no? Quindi anche nei momenti in cui siamo stati, tra virgolette, rossi, comunque la didattica non si è mai fermata. Fisicamente voi dove andrete il primo giorno di lezione? Sono tre, diciamo, gli edifici presso i quali farete lezione. Il primo, che è questo di fianco, diciamo, a noi un pochino più in collina, l'edificio di Scienze 1,
Poi l'edificio che trovate invece qua in basso, che si chiama BAS, che sarebbe il blocco Aule Sud, e poi l'edificio di Agraria dove frequenterete presso l'Aula Bartola. Quindi ecco, i tre punti, diciamo così, di accesso per le lezioni e per le matricole sono questi. Come diciamo vi orientate? C'è una segnaletica che in ogni palazzina vi dice dove dovete entrare e appena entrate c'è una postazione di misurazione della temperatura che però è ad infrarossi, quindi chi è alla portineria vede sullo schermo, quindi voi non troverete nessuno, diciamo così, che vi misura, ma viene fatto in automatico, e lì poi troverete un tablet per la scansione del QR code. Se scansionate questo, che in realtà ho creato io, trovate tutte le istruzioni per accedere, nel senso cosa dovete fare. Fondamentalmente dalla vostra area riservata ognuno di voi compilerà un'autodichiarazione. Questo, il QR code che voi generate anche per andare a lezione, non è il Green Pass, sono due cose diverse. Nell'autodichiarazione voi dichiarate di essere in possesso del Green Pass, di non aver avuto contatti con positivi negli ultimi 14 giorni, insomma le varie cose che trovate scritte. E questa rimane là nella vostra area riservata, non è che la fate tutti i giorni, è un'autodichiarazione che uno poi, tra virgolette, cambia se cambia qualcosa, se continua ad essere in quello stato ovviamente rimane valida. E da lì si scarica un QR code che vi permette anche l'accesso alla struttura se dovete parlare con la professoressa Lateana o con la professoressa Biocchini o Giorgini, perché potete entrare solo con un codice che vi fa entrare. Per prenotare le lezioni abbiamo un'app che si chiama My UniPM Agenda, se la usate dal vostro smartphone, ma una cosa importante, i posti, non è che chi prima prenota va in aula, i posti ci sono per tutti, quindi la prenotazione è obbligatoria perché noi dobbiamo sapere chi va e anche la vostra numerosità come organizzazione di aule, ma i posti ci sono per tutti. E potete prenotare anche la mattina stessa della lezione, rimane aperta la possibilità fino a 5 minuti prima. Se non avete lo smartphone potete farlo comodamente dal computer dal portale Aula UniPM, e questo, ecco, trovate tutte le istruzioni anche sul nostro sito, vi si genera un QR code per quella lezione e quello è il vostro biglietto d'ingresso. Come avrete già visto per chi è qui, per chi è a casa sicuramente avete visto in altri contesti, la mascherina va sempre tenuta in tutti gli ambienti e le sedute sono sempre distanziate, quindi un posto sì e un posto no. Vediamo l'orario velocemente. Questo è l'orario di scienze biologiche, poi c'è quello di scienze ambientali, ma vi commento quello di scienze ambientali, ma non cambia niente. Qua trovate in quello di scienze biologiche la differenza è che siete divisi in due canali, L o MZ, a seconda del vostro cognome. Su questo di scienze ambientali, vedete che ho fatto due cerchietti, perché uno dice, ma qua cosa c'è scritto? Aula Bartola, S2S6, dove vado? Dove vado? Vado a prenotare la lezione. Il sistema in automatico riempie a cascata prima l'aula Bartola, poi se si esauriscono i posti l'aula S2 e poi l'aula S6. Quindi noi abbiamo un pool di tre aule per accogliervi tutti, poi a seconda della numerosità potrebbero essere tutte e tre piene o piena soltanto una. Quando invece trovate scritto aula virtuale, è una lezione che è solo telematica, quindi lì non si va da nessuna parte, si può seguire da casa o da qualsiasi altro posto uno abbia, che abbia una connessione ovviamente, e qui sarà il docente che vi dirà se il venerdì della prima settimana c'è quella lezione o no. Quindi poi queste informazioni più di dettaglio ogni docente alla prima lezione ve le fornirà. Le lezioni iniziano lunedì 20, iniziano subito sia in presenza che a distanza. Questa settimana andate a controllare il sito Learn UniPM, come diceva la professoressa Becchini, il nostro Moodle, perché in quel sito il docente delle vostre lezioni inserirà il link per andare su Teams a seguirlo online, per chi non sarà in aula o anche per chi intanto si vuole prendere il link, perché magari un giorno non posso venire e me la seguo in questo modo. Queste le altre informazioni ve le ho dette, quindi poi il docente vi dirà come struttura il corso, le esercitazioni, quindi vi spiegherà corso per corso come intende modulare la didattica, ma tutte le informazioni di questo tipo, comprese
molto spesso le slide o materiali che vi servono ad integrare lo studio le trovate sul Moodle di Ateneo. Anche noi, come tutti, insomma, gli Atenei, siamo pronti ovviamente se ci fosse un'emergenza Covid, quindi se si presenta una persona con dei sintomi riconducibili, abbiamo una stanza di accoglienza prima che arrivi ovviamente il personale sanitario e poi valgono le solite raccomandazioni. Cioè, ognuno di noi sa, anche noi docenti, che le autodichiarazioni hanno una responsabilità penale, quindi quello che noi diciamo ovviamente è fondamentale. E qua trovate tutti i link che già avete visto, dove queste singole informazioni sono esplicitate passo passo. Ci Grazie. vediamo lunedì. Grazie Anna. Adesso lascio la parola alla professoressa Giorgini. Lei è la presidente della commissione paritetica, questo nome è un po' strano. Ecco, la commissione fatta da metà studenti, metà docenti, che controlla la qualità della didattica. Aspetta che la presentazione è questa. Buongiorno. Allora, io vi darò qualche semplice informazione su come informarvi sulla qualità della nostra didattica, perché questo è molto importante. In questa frase c'è un po' la definizione di quello che è la valutazione della didattica. Secondo la norma ISO 9001, questa definisce i requisiti minimi che il sistema di gestione per la qualità di un'organizzazione, quindi in questo caso del nostro Ateneo, deve dimostrare di soddisfare per garantire il livello di qualità di prodotto e servizio che dichiara di possedere con se stesse e con il mercato. Una frase un po' complicata, ma diciamo cosa si intende? Nell'ambito della formazione universitaria, la qualità indica il grado con cui gli Atenei realizzano i propri obiettivi didattici. Qual è? Eccola. Il processo di assicurazione della qualità della didattica comprende quindi tutto un insieme di praticamente azioni attraverso cui l'Università Politecnica delle Marche attua la sua politica sulla didattica e quindi promuove un continuo processo di miglioramento nell'ambito sia delle attività formative, che è quella che erogheremo a voi, ma anche nell'attività di ricerca di terza missione. E quindi praticamente questo è il link a cui potete andare per valutare l'assicurazione della qualità. Abbiamo due azioni diverse, un'azione esterna praticamente perché siamo valutati da una parte terza, quindi che riconosce che formalmente noi offriamo una qualità adeguata di didattica, di servizi e quindi è una garanzia per voi perché questa parte terza ci analizza, diciamo, e verifica la nostra attività. E poi abbiamo tutta una serie di organi interni che lavorano sia separatamente che insieme praticamente per migliorare continuamente l'offerta. E non ultimi, vedete, dice tutta una serie di organi esterni, ma non ultimi anche studentesse e studenti, poi vedremo perché. Cosa potete fare voi per valutare, per avere informazioni sulla qualità della nostra didattica e quindi su un corso di studio? Allora, intanto tutte le informazioni sull'Università Politecnica delle Marche le trovate sul sito Universitali e questo è il link per andare praticamente sulla pagina di Universitali che riguarda UNIPM. Ogni corso di studi, molto importante, ha una scheda sua CDS che è praticamente un po' il passaporto di quel corso di studi. Contiene tutte le informazioni che riguardano quel corso di studi, quindi contiene tutti gli obiettivi della formazione, l'esperienza degli studenti, i risultati della formazione, cioè diciamo che lì dentro trovate tutto quello che si può sapere su quel corso di studi e questa è una cosa molto importante. Prego. Abbiamo poi, appunto, molto importante, i questionari degli studenti. Questi sono questionari anonimi che possono essere compilati online ed è importantissimo, lo ripeto, che gli studenti compilino questi questionari in maniera anche molto precisa, attenta, anche perdendoci un po' di tempo, perché poi la rilevazione delle vostre opinioni sono fondamentali per noi, sia per capire i nostri punti di forza, ma soprattutto per capire le nostre criticità e quindi per poter mettere in atto delle azioni di miglioramento per risolvere queste criticità. Quindi è un lavoro che noi facciamo continuamente ogni anno. Questo è il questionario per quanto riguarda la qualità della didattica, che è erogato sia per gli studenti frequentanti che non frequentanti, logicamente i non frequentanti hanno qualche domanda in meno, e sia il questionario sull'organizzazione della didattica.
Mi raccomando, su questi questionari, poi ne parleremo anche all'inizio delle lezioni, è molto importante compilarli, prestare attenzione a come si compilano perché è proprio l'informazione che voi ci fornite per migliorare continuamente. Abbiamo anche una carta dei diritti e dei doveri degli studenti e questa pure è molto importante. E poi per ultimo, niente, volevo dirvi grazie mille per l'attenzione e vi aspettiamo numerosi. Io insegno al primo semestre, quindi ci vedremo lunedì. Sono stata nei tempi? Perfetto, grazie. Allora adesso lascio la parola a lui, è il nostro referente per l'internazionalizzazione, il professor Trucchi. E Buongiorno a tutti e se benvenuti. volete andare all'estero, dovete passare da lui. Quindi. Sì, quelle che vi vado a presentare oggi sono un po' tutte quelle opportunità che il vostro corso di studi vi mette a disposizione per aprirvi a un'offerta formativa e poi anche successivamente a un mercato del lavoro il più internazionale possibile. Sicuramente studiare all'estero è importante, ma è importante perché come prima cosa è sicuramente un'esperienza di vita. E non a caso l'ho messo come, diciamo, aspetto principale. Perché un'esperienza di vita? Perché in questa esperienza, nel tempo che uno passa all'estero, deve confrontarsi con problemi nuovi e quindi imparare a risolverli, deve confrontarsi con culture diverse e quindi impara a comunicare, a relazionarsi agli altri in maniera innovativa rispetto a quella che è il modo in cui si è abituati stando sempre nello stesso ambiente, un ambiente diciamo più confortevole in qualche modo. Sicuramente cambia e aumenta anche la qualità dello studio. Si è esposti a metodi di insegnamento che sono differenti rispetto a quelli a cui sarete esposti in questi anni qui da noi. Saranno diciamo anche la nostra qualità è sicuramente altissima. Quello che cambia sono alcuni aspetti, alcune peculiarità che possono essere differenti in un altro paese. In tutta questa esperienza, avendo più, diciamo, input, quindi input anche differenti, la vostra qualità, sia per lo studio che per la formazione, anche per l'ambiente lavoro, aumenta moltissimo. E una cosa importante che molti studenti hanno, diciamo, raccontato una volta tornati dall'esperienza Erasmus, è una capacità maggiore di capire i propri interessi. Quindi durante questa esperienza, anche grazie a tutte le altre qualità e capacità che si sviluppano, ci si comprende anche meglio, si capisce meglio che direzione vogliamo prendere nella nostra carriera. Le prospettive di carriera aumentano. Diversi sondaggi ci raccontano che chi fa esperienza all'estero e chi ha nel proprio curriculum un'esperienza formativa all'estero ha maggiori probabilità di trovare lavoro. E anche lavori differenti, aumenta anche il mercato del lavoro perché aumentando le conoscenze, il networking con il mercato internazionale uno si può rivolgere anche ad altri datori di lavoro. Quelle che ho segnato con l'asterisco qua vengono definite soft skills o skills trasversali, ovvero sono tutte quelle capacità che si acquisiscono, che non riguardano esattamente la propria professione, quindi quello che si è studiato, ma riguardano la capacità di integrarsi e interagire in un ambiente di lavoro. E sono quelle qualità che vengono valorizzate molto dai datori di lavoro, che le individuano magari come anche skills trasversali e che, diciamo, consentono a chi le possiede di accedere a ruoli di maggior responsabilità, a professionalità, diciamo, più elevata in un mercato del lavoro. Quindi andare all'estero aumenta le prospettive di carriera e diciamo le migliora in generale. Come potete andare voi all'estero? Sicuramente lo strumento d'eccellenza è il programma Erasmus, che è appena partito, un nuovo programma dal 2021 al 2027. Il programma Erasmus Plus vi offre mobilità per studio e per tirocinio, che vanno dai 2 ai 3 fino ai 12 mesi che si possono passare all'estero. Ovviamente c'è una borsa di studio dell'Unione Europea più un contributo della nostra università. Per quanto riguarda i tirocini, in aggiunta al programma Erasmus Plus, abbiamo anche il programma Campus World,
che è un progetto, diciamo, tutto di un IBPM e che offre tirocini all'estero, e questo è importante, lo vedremo tra poco, in tutto il mondo, quindi non soltanto in Europa come Erasmus Plus. È rivolto a studenti, laureandi e neolaureati, e la cosa importante è che è un programma a cui si ha accesso anche dopo la laurea, per 12 mesi dopo la laurea, e finanzia tirocini fino a 12 mesi. Quando andare? La mobilità per studio per voi parte dal secondo anno, quella per il tirocinio dal terzo anno e, appunto, vi dicevo, fino a un anno dopo la laurea. Una cosa molto importante, e hanno parlato prima dei piani di studio, è importante pianificare il proprio progetto Erasmus il prima possibile. Questo perché vi troverete a dover decidere quali esami sostenere all'estero, quali esami fare invece in sede, e quindi è importante riuscire a pensare all'offerta formativa nel posto dove vogliamo andare, e quindi gestire e, diciamo, modificare il proprio piano di studi in accordo con le vostre esigenze. Quindi pensatelo in anticipo, cercate anche di confrontarvi con altri studenti che sono partiti. Dove si va? In Erasmus Plus si va in Europa. Noi offriamo convenzioni con circa 35 istituti in 13 paesi. Per adesso l'Inghilterra, diciamo, che era inclusa in questo programma, adesso ha un punto interrogativo, perché non sappiamo esattamente come gestirà la transizione. Adesso c'è un programma chiamato Touring Program, ma non sappiamo come si relazionerà al programma Erasmus. Comunque ci sono tutti gli altri paesi europei che sono assolutamente disponibili. Abbiamo tante borse, e più ne chiedete, più noi ne attiviamo, quindi non sono assolutamente un limite. Invece in aggiunta il Campus World, che è il programma per i tirocini, vi consente di andare in tutto il mondo in un istituto, sia pubblico che privato, di vostra scelta, quindi non c'è bisogno di una convenzione già attiva. Vi lascio con i contatti. Io quindi sono il delegato all'internazionalizzazione al programma Erasmus, questa è la mia mail, mi contatterete per tutto ciò che riguarda il vostro programma di studi, l'offerta formativa, come organizzarvi. Per tutta la parte invece degli aspetti burocratici, quelli che riguardano i bandi, che usciranno, un bando Erasmus Plus esce ogni anno per lo studio, e un bando per tirocini, sia Erasmus Plus che Campus World, anch'esso viene emesso dall'ufficio internazionale, nostro ufficio internazionale d'Ateneo, ogni anno. Quindi trovate qui le ulteriori informazioni a questo sito, quindi andando sul sito dell'università e cliccando su internazionale. Vi volevo lasciare, se abbiamo due minuti, con una brevissima testimonianza di due studenti appena tornati che hanno fatto un Erasmus, appunto, lo scorso anno, anche in un momento un po' complicato in cui le restrizioni Covid mettevano un po', diciamo, a rischio tutta quanta la programmazione. In realtà sono stati, e da quello che ci dicono, sono stati molto contenti. Partecipato al progetto Erasmus che mi ha portato a Faro, in Portogallo, per un periodo di 5 mesi. Io ho conosciuto veramente tanti ragazzi che stavano partecipando all'Erasmus o altri progetti internazionali, e da ognuno di loro ho avuto l'opportunità di imparare qualcosa e conoscere mentalità e culture diverse. È stato di certo importante per me anche migliorare la mia autonomia e indipendenza. Non è stato semplice ritrovarsi durante l'emergenza Covid all'estero, però appunto il fatto di avere questo gruppo di amici così unito è stato di aiuto. Se avete l'opportunità, lanciatevi assolutamente in questa esperienza, perché capita una volta sola e ne vale decisamente la pena di cambiare la vita. Ciao, mi chiamo Chiara, io ho svolto la mia esperienza Erasmus a Granada, nel sud della Spagna, da febbraio a luglio di quest'anno. Sicuramente lo consiglierei a tutti gli studenti che intendono fare questo tipo di esperienza, e ci tengo a sottolineare che stereotipi del tipo "non parto perché non so la lingua", "non parto perché lo ritengo una perdita di tempo", debbano essere abbattuti, perché la lingua sicuramente non deve essere considerata un problema, e questo lo dico per esperienza personale, dopo che i miei coinquilini italiani, due ragazzi e una ragazza, hanno imparato a parlare spagnolo meglio di me.
E l'Erasmus sicuramente non rappresenta una perdita di tempo, perché in un modo o nell'altro è in grado di arricchirti e di aprirti la mente come poche altre esperienze sanno fare. Quindi voglio dire a tutti, partite senza avere paura, perché il bello deve ancora venire. Bene. Quindi... Beh, ci stavano bene queste presentazioni sì. Finali. Grazie. E a proposito di lingua, continuiamo questa carrellata. Lascio la parola alla dottoressa Agnelli, che ringrazio di essere qua. Lei rappresenta il nostro centro di supporto per l'apprendimento delle lingue. E quindi apro la presentazione in maniera tale che... eccoci, siamo qua. Prego. Grazie, grazie tanto dell'invito, grazie. Allora, io sono qui per rappresentare il centro di supporto per l'apprendimento delle lingue, tutti i miei colleghi. Siamo un centro d'Ateneo, per cui siamo a servizio dell'Ateneo e operiamo in 3 facoltà e 2 dipartimenti, come potete vedere. Di persone non siamo tantissimi, ma siamo un bel gruppo. Abbiamo un'esperta amministrativa, abbiamo 3 esperti tecnici che durante questo lockdown sono stati veramente oro prezioso per aiutarci, e 8 esperti linguistici per le 5 lingue che noi abbiamo. Allora, le lingue sono il francese, l'inglese, come potete vedere, italiano, spagnolo e tedesco. E abbiamo tantissime attività formative, cioè faremo sia esercitazioni in aula, quelli proprio diciamo per ogni facoltà o dipartimento, poi in aggiunta, per cui alle lezioni che voi avrete nel secondo semestre, ci saranno anche dei corsi di preparazione e certificazione linguistiche, e questo vale per tutte le lingue. Ci sarà anche autoapprendimento guidato, questo possibile nelle nostre mediateche a cui voi avrete accesso. Ci saranno adesso e in fase, in questo momento, l'intranet, stiamo tentando di ampliarlo molto, così che possiamo aggiungere corsi nuovi e metterli online a vostra disposizione in mediateca, nelle mediateche, in cui abbiamo moltissimo materiale anche che potete usufruire. E avete la consulenza linguistica tramite il ricevimento, e durante questo lockdown abbiamo fatto ricevimento tramite Teams, per cui chi aveva bisogno di parlarci ci mandava un'email, creavamo un appuntamento per cui era possibile anche parlarci tramite Teams se uno non potesse venire fisicamente. Ok. Le convenzioni per le certificazioni ce ne abbiamo 6, come potete vedere, dal tedesco all'inglese, abbiamo anche il TOEFL, il DELF, il DAF per il francese, per cui queste certificazioni internazionali li potete fare qui. Certo, ci sarà un costo per le certificazioni, per svolgere il test, ma non ci sono costi per svolgere i corsi di preparazione al test. E in alcuni casi, come Cambridge, avete una riduzione del prezzo. Speriamo adesso di partire a dicembre proprio con i nuovi test, che siamo stati fermi purtroppo per Covid, ma comunque a dicembre partiremo di nuovo con le certificazioni Cambridge. Allora, formazione a distanza, abbiamo 27 corsi di lingua attivati per le varie facoltà, ok? E abbiamo anche corsi di preparazione di studenti Erasmus, incoming and outgoing, per cui in tutti i due sensi, per cui sia gli studenti Erasmus che vengono qua, che faranno italiano, sia gli studenti, cioè voi, che volete andare in Erasmus. Per cui oltre al corso proprio per la vostra facoltà, per il vostro dipartimento di scienze, scusate, e per i corsi di certificazioni, abbiamo anche i corsi Erasmus specifici per poter dopo partire. Allora, che livello? Ecco, per questo ne parlerà sì, per l'esame. Per l'esame lasciamo la parola sì, a lui, però una cosa vorrei dire, e adesso vi dirò dopo, abbiamo finito la presentazione, che nelle lingue, allora nel vostro extra curriculum, perché ho visto che questo mancava, negli esami a scelta, cioè voi dovete fare inglese è il vostro test, il vostro percorso numero 1, ok? Questa è una scelta, è stato fatto dal dipartimento.
Però chi, per esempio, con un occhio all'Erasmus, perché sono poco d'accordo con Chiara sul fatto di non conoscere le lingue, io non, assolutamente, sono più propensa di dire, ok, se uno vuole andare in un altro paese, cominciate sin da adesso a prepararvi. Certo, se dopo il corso si svolge in inglese, siete in Germania, siete avvantaggiati quando il vostro inglese è buono, però un po' di tedesco è bene saperlo per uso quotidiano. Tedesco è una lingua che difficilmente si impara sul campo, per esempio. Allora, avete questa possibilità anche inserendo una lingua negli esami a scelta. E io dopo vi darò questo a ognuno di voi, questo piccolo Deplian, con le informazioni. Casomai qualcuno dice, ok, io faccio inglese, ma mi interessa anche fare tedesco, cioè avete anche questa possibilità di fare un esame a scelta per crediti, ok, in una delle altre lingue. Adesso lascio. Grazie. Sì, grazie. 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 Guardate, questo aspetto del supporto per l'apprendimento delle lingue, non so se magari voi avete fatto qualche corso a scuola, corso scuole private, cioè la mia idea da genitore è una cosa costosissima, sempre. Qui siete preparati senza pagare in maniera specifica la preparazione. Ed è un'opportunità che i ragazzi non conoscono e per questo ci abbiamo tenuto ad invitare loro per farvi conoscere questa possibilità. Il professor Accoroni adesso, lui è membro della commissione d'esame per l'inglese e vi dice, lui è un docente del nostro dipartimento, e vi dice qualcosa di molto specifico perché è una cosa che voi, cioè chi prima di voi fa l'esame spesso non sa, allora abbiamo pensato di farvi conoscere, ecco, tutti gli aspetti, anche quelli un po' più specifici sull'esame. Sì. E prego, vai. In un paio di minuti vi spiego, insomma, come sarà l'esame d'inglese. E una cosa importante, ancora prima, insomma, di sostenere l'esame, è una buona cosa capire qual è il vostro livello di inglese. Per far questo, nel Moodle, è stato messo da stanno, insieme ad altri materiali didattici che vengono forniti durante la lezione, anche un link a questo test di autovalutazione. È un test di autovalutazione, si chiama Test Your English, fornito da Cambridge, che vi aiuta, vi dà un'idea in 25 minuti circa di qual è il vostro livello di inglese. In questo modo potete vedere se, in base al risultato, se è il caso di andare a sostenere direttamente l'esame o magari è il caso di seguire il corso di inglese. Che vi ricordo è durante il secondo ciclo e alla fine delle lezioni potrete poi sostenere l'esame di inglese. Questo è importante perché indipendentemente dal fatto se andate al corso o meno, l'esame di inglese potrà essere sostenuto solamente da giugno in poi. Ma adesso parliamo dell'esame di inglese vero e proprio. L'esame di inglese consiste di due prove, una prova scritta e una prova orale. Tutte sostenute a distanza, ovviamente per l'emergenza sanitaria in corso. Avete prima la prova scritta che è somministrata dalla SAL e consiste praticamente in una sorta di esercizi di comprensione, ascolto, grammatica, pronuncia a livello intermedio, cioè il B1. Se superate la prova scritta, potete allora sostenere la prova orale, che consiste nella lettura e nella traduzione di un piccolo brano in inglese tratto da un libro di biologia, e l'ha fatto insomma con un docente della commissione. Una cosa che è importante sottolineare è che se avete già una certificazione linguistica a partire dal livello B1, se ce l'avete anche più alta, potete richiederne il riconoscimento, quindi potete evitare di sostenere l'esame di lingua inglese. Okay. Se non c'è altro da aggiungere, io vi ringrazio. Sì, sì. Perfetto, nei tempi ci siamo. Allora, chiudiamo questa serie di presentazioni con invitando il nostro referente d'Ateneo per lo sport, che vi presenterà le possibilità di doppia carriera per gli studenti atleti. Il professor Conti. Grazie Francesca. Poi vado avanti con questo. Sì. Allora, non si viene all'università solamente per studiare, ci sono tante altre cose che si possono fare. L'università vi aiuta a crescere e crescete studiando, è l'obiettivo principale, però anche conoscendovi, quindi incontrando altre persone che siete anche voi e i docenti, per cui
parlate con i docenti anche alla fine della lezione, fate domande, questa è la cosa. Io insegno ingegneria, non qui, però insomma è una cosa che per le matricole è sempre un problema all'inizio, avere il coraggio di alzare la mano a fare delle domande. Fatelo, contattate i docenti anche al di fuori delle lezioni. Però si viene, si può fare anche sport. Il governo italiano dà dei finanziamenti a tutte le università per poter agevolare questo aspetto. Chiaramente non è come negli Stati Uniti, in cui principalmente si fa attività sportiva e poi si studia, qui è il contrario, però ci sono degli strumenti anche per fare questo. L'associazione che coordina le attività per lo sport è il CUS Ancona, che è un'associazione che non fa solamente attività sportiva per l'università ma anche per altri. Io, facendo lezione al secondo anno, chiedo: ma chi è che di voi sa che cos'è il CUS? Sono pochissimi quelli che alzano la mano, quindi l'obiettivo è di farvi almeno sapere che esiste questa cosa. Il CUS Ancona, sono piccolini in basso, però insomma ci sono il sito e il link a Facebook, quindi informate, sapete cosa c'è, andate a chiedere che cosa fanno. Nelle diverse facoltà ci sono delle sedi, qua nel polo, in questo polo ci stanno a ingegneria vicino alla biblioteca, dove ci sono le sedi studentesche, c'è anche uno sportello del CUS. La sede principale dove si fa attività sportiva è a Posatora, che è un po' lontano da qui, però ci sono degli autobus per andare, comunque vedrete un attimino che possibilità ci sono, dove c'è un campo, dei campi da tennis, campi da calcio, strutture polivalenti, palestre. Non solo, in realtà il CUS ha delle convenzioni con delle società sportive, per cui potete andare a fare nuoto con dei prezzi agevolati. Quindi informatevi, ci sono queste possibilità. Potete fare attività non agonistica, qui ce ne sono, c'è un elenco, ma ce ne sono che non vi leggo. Ce ne sono tante di cose che potete fare, come andare a giocare a calcetto con gli amici. Adesso non mi ricordo quanti devono essere iscritti all'università per poter avere il campo. Però non necessariamente tutti devono essere iscritti, quelli che sono iscritti al CUS e all'università hanno degli sconti e tante altre attività che potete fare, che dovete fare, perché non si insomma si cresce anche in altro modo, anche socializzando con lo sport. È una cosa che ci è mancata in questi due anni, speriamo che per noi e per voi si possa partire per bene da adesso. Però hanno anche attività agonistica, squadra di calcetto mi sembra in Serie B, comunque società con un livello molto elevato, insomma, in cui se voi siete degli sportivi potete partecipare, perché io faccio questa attività, mi selezionate, così come ci sono anche dei campionati, delle Olimpiadi per l'università. Due anni fa era venuta a Napoli, ci sono degli studenti di Ancona che hanno partecipato con dei buoni risultati, quindi, però questi sono, diciamo, aspetti legati a chi è particolarmente bravo in tutti gli sport sono tantissimi, c'è anche il ping pong di recente, quindi non necessariamente attività come sollevamento pesi, sono tanti gli sport possibili. Oltre a questo, un'altra cosa che è stata aggiunta dall'Università Politecnica delle Marche da due anni è la doppia carriera per i ragazzi che hanno dei risultati elevati per lo sport e anche per lo studio. Vuol dire che devono studiare, ci sono delle agevolazioni per chi contemporaneamente fa sport e anche studia, ci sono un minimo di crediti che devi aver fatto dal secondo anno, ovviamente dal primo no, e oltre a dei requisiti, che vuol dire essere arrivati primo, secondo, terzo a gare nazionali negli sport olimpici, oppure essere selezionati per la nazionale. Poi lo vedete nel sito dell'università, nell'iscrizione ci sta anche questo, doppia carriera. Quindi informatevi, vedete anche questo aspetto qui. Per farvi un esempio, dei vostri colleghi del 2021 sono 16 ragazzi, ve lo faccio brevemente per risparmiare tempo, leggo solamente i nomi. Sara del Taekwondo ha partecipato alle Olimpiadi universitarie nel 2019. Poi Davide Balducci ha vinto la medaglia d'oro per la 4% per San Marino.
Quindi è una, diciamo, non devono essere solamente italiani i partecipanti, quindi internazionale. Questo. Simone Valentini ha vinto il campionato europeo di 800 under 23 quest'anno, per poco non ha partecipato alle Olimpiadi, però insomma i vostri colleghi sono di un alto livello, e qui era a Dubai con la maglietta di un IPM di sotto. Sara Bartolucci e Chiara hanno fatto parte di una squadra di serie che è passata dalla serie B alla serie A di pallamano, quindi sono una serie di esempi, non vi dico qual è la facoltà, però sono tutte le facoltà. Emanuele Ghielfi è il nazionale di sitting volley. Paolo Freddi, secondo al campionato del mondo per la vela. Federico per il tiro al volo fossa olimpica. Edoardo Libri, lo stesso, ha partecipato ai campionati come rappresentante dell'Italia per la vela. In alcuni la vela ci sono tante classi olimpiche. Alessandro Moscardi, anche lui, medaglia d'argento agli europei under 23, mi sembra, a Tallinn, quindi insomma sono parecchie. Giorgio Olivieri è il primo nazionale per il lancio del martello, oltre a essere... Non riesco a seguirli, seguire tutte le evoluzioni dei risultati. Veronica Papa fa parte della nazionale del trampolino elastico, tuffi a grande altezza, che sarà alle Olimpiadi, non c'è stato quest'anno, ma a Parigi dovrebbe esserci. Laura per il kickboxing. Davide per il tiro a segno, Alessia Trosta ha partecipato alle Olimpiadi a Tokyo ed è nostra studentessa, quindi, e lei è l'unica che è andata adesso a Tokyo. Emanuele Turchi per il nuoto di medicina, Giovanni Morrone non è uno studente perché è un assegnista, però diciamo anche lui l'ho voluto mettere, insomma è per la parteciperà alle nazionali in questo caso per sordi. E quindi vi ringrazio. Questi sono i link e l'indirizzo email che dovete seguire, e comunque nel sito li trovate. Esiste il CUS, informatevi, potete fare sport anche qui. Grazie. Penso che sia importante anche questo aspetto, e anche tante cose noi docenti neanche le conoscevamo, quindi grazie per essere... Siete molto bravi anche nello sport, oltre nello sport. Allora, con questo abbiamo un intervento della nostra rappresentante delle liste studentesche. Perché riteniamo importante, lei è una, vieni, è una di voi e vi racconta, ecco, l'importanza del ruolo delle rappresentanze studentesche nell'ambito della vita universitaria. Prego, ti lascio la parola, grazie per essere venuta. Prego. Ok, ciao a tutti. Allora, io sono Laura, ormai un ex rappresentante degli studenti, ma nel cuore ancora. Allora, sono qua appunto per parlarvi di cosa vuol dire essere rappresentanti. Allora, il ruolo del rappresentante è quello di portare la voce degli studenti nei vari organi che compongono l'Ateneo. Questo per migliorare l'università, per portare nuove proposte e risolvere i vari problemi che possono esserci. Nella vita, diciamo, di tutti i giorni, il ruolo del rappresentante è anche fare da tramite con i professori se per i problemi magari più piccoli da quelli più grandi, come non so, non è stato inserito un appello, allora si va dal professore a chiedere se può inserirlo, oppure appunto se c'è una proposta da parte di uno studente si fa da tramite. Mentre poi diciamo con alcune scadenze mensili oppure ogni tot mesi ci sono delle riunioni a cui si partecipa, come sono per esempio i consigli di corso di studi o il consiglio di dipartimento e via via, altre riunioni che comprendono tutto l'Ateneo. Si diventa rappresentanti tramite delle elezioni che vengono svolte ogni 2 anni.
E se vi interessa, il prossimo anno ci saranno appunto le elezioni, presumibilmente a maggio, poi si vedrà. Appunto, ci sono queste elezioni e ci si iscrive a delle liste di rappresentanza e poi gli studenti vanno a votare. Adesso, negli ultimi anni, si vota direttamente online. Fare rappresentante comunque non è solo partecipare a riunioni che magari sentite così sembrano un po' noiose, ma si organizzano anche attività culturali, feste quando questo si può fare. Adesso ecco, non è nel periodo, però comunque attività molto importanti, concerti o feste che comunque richiamano anche a volte migliaia di persone in una serata. Allora, Bene, questo è il ruolo della rappresentante. grazie. No, Laura, avevamo bisogno di un intervento di 1 minuto e sei stata proprio Ho nei tempi. sentito. Il messaggio è: uno, candidatevi, due, quando ci saranno le elezioni, votate, perché i rappresentanti per gli studenti sono importanti e fanno sentire la vostra voce nell'ambito dei vari consigli con i docenti. Grazie. Bene, allora abbiamo chiuso le presentazioni. Prego. Sì, una parola, parlo perché così ci sentono anche da casa. Intanto, ripeto, un'ultima aggiunta da parte del centro di supporto per l'apprendimento Dottoressa delle lingue, Agnelli, dottoressa Agnelli. buongiorno. Un appunto che è molto importante, allora vorrei soltanto sottolineare questo. Infatti che sono d'accordissimo, l'Erasmus è un'ottima esperienza, consiglio a tutti chi può di tentare questa cosa all'estero, però come sapete qui a Tisva è stato scelto la lingua inglese come lingua che dovete superare. Allora, mando un appello a tutti. Dato che se non superate il test di lingua inglese, sia scritto che orale, dopo sarete bloccati al terzo anno da sostenere gli esami, chiedo a tutti di farlo subito, cioè mettete proprio in conto il prossimo semestre di o prepararsi bene tramite il corso dopo dare il test, o anche di, in caso in cui uno si sente già che è preparato, c'è cioè la certificazione, di subito chiede dei crediti. Così siete alla pari e questa lingua dopo non diventa un fardello, perché c'è una piccola percentuale di ragazzi che arrivano al terzo anno e rimangono bloccati perché comunque non riescono ad arrivare a questo B2. Per le scienze, B1. scusi, B1. B1, 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 sì. Scusate, la mia mente stava anticipando quello che volevo dirvi, che alla laurea magistrale, chi è interessato ad andare avanti dovrete arrivare a un B2. Il passaggio da B1 a B2 non è mai facile, ma per le scienze l'inglese è veramente diventato fondamentale. Per cui vi consiglio a tutti di farlo sin da subito. È, se possibile, una seconda lingua, se l'avete fatto già a scuola, lo volete esplorare, è sempre un ottimo biglietto da visita per tutti i vostri portfolio e curriculum in futuro. Grazie, io adesso vi lascio questo che dopo potete vedere con calma a casa. Perfetto, grazie. Grazie per questa precisazione. Quindi il discorso della lingua inglese non fatta che blocca gli esami del terzo anno è importante. Quindi pensate per tempo o a farvi riconoscere o a superare, comunque pianificate superare l'esame della lingua inglese entro i primi 2 anni. Abbiamo chiuso le presentazioni. Pensate se avete delle domande. Allora, io dedicherei alla sessione domande 5 minuti, non di più, perché i ragazzi che sono qui in aula dopo hanno il giro per orientarsi nel polo. Quindi vedo tra le domande, Alice ci chiede: vorrei chiedere se è possibile ripetere gli sbocchi, le opportunità lavorative con il corso di scienze biologiche dopo la triennale, quali corsi magistrali è possibile fare dopo la triennale? Allora, se potrei suggerire un appuntamento specifico per approfondimenti di questo tipo. Chiunque ancora sia indeciso, nel sito Orienta può prendere un appuntamento. Se voi andate su Come orientarsi, prenota un colloquio qua. E
Qui potete prenotare, ad esempio, andate su Scienze, scrivete i vostri dati, dite come vi chiamate, da dove venite, che cosa vi interessa, invia, arriverà una mail direttamente a qualcuno di noi in base all'interesse che avete specificato e possiamo approfondire proprio, quindi la risposta sarebbe un po' lunga, Alice. Ecco, grazie, perfetto. Ci sono altre domande sia ragazzi qui in aula sia ragazzi collegati? Allora vedo qui due mani alzate, ha alzato la mano prima, sì, no, in fondo ti puoi alzare in piedi e fai la domanda, io dopo la ripeto in maniera tale che anche i ragazzi che sono collegati da casa possano sentire. Prego. Sì. Sì. Allora, ripeto la domanda. Se un ragazzo o una ragazza vuole immatricolarsi alla fine di ottobre, ma adesso vuole seguire le lezioni, può farlo? E la risposta è sì. E tutte le informazioni le trovate nella pagina del DISVA, cioè il Vademecum. Se voi andate su disva.unipm.it, è impossibile, troppo veloce. E se voi andate sul sito del DISVA, comunque, no, in questo momento non funziona. E se andate nel sito del DISVA trovate il Vademecum per seguire le lezioni e c'è sia per chi si è già iscritto, quindi ha il numero di matricola, sia per chi non è iscritto che fa una pre-immatricolazione, quindi ha una prematricola. Potete comunque fare tutto anche non ufficialmente iscritto. Ci sono altre domande? Il ragazzo di prima. Io ho una domanda. Allora, il ragazzo qui in aula, ripeto, scusatemi, ma perché altrimenti da casa non sentono. Il ragazzo qui in aula ci chiede una domanda sul QR code. Per generare il QR code serve il numero di matricola. Allora, la mia risposta è: il QR code è generato con anche la con il numero di prematricola, cioè non serve essere immatricolato, giusto? Perché per entrare dentro le nostre strutture, anche chi non è immatricolato, ma ha fatto una come si chiama? Basta la registrazione in S3. Cioè se uno si registra in S3, ha un codice comunque che è una prematricola, cos'è? Ha un codice, user e password, e questi codici servono per il QR code. Puoi ripetere la domanda? Chi è entrato con lo speed? Chi è entrato con speed in S3? In S3 è possibile. Perché loro adesso hanno tutti lo speed perché hanno certo. Il bonus dei 18 anni, quindi si sono fatti tutti l'identità elettronica, quindi sono entrati in S3 con lo speed. Dovrebbe funzionare lo stesso. Allora, abbiamo un'altra, ecco, visto, noi docenti siamo impreparati, e allora risponderà un'altra ragazza che ha superato il problema. Vai. Allora, la risposta della ragazza è questa. Anche lei è entrata in S3 con lo SPID, ma al primo ingresso l'università, il sistema automatico di risposta di S3 dell'università ha mandato una mail con username e password. Ripeti, riprova, fai. Sì, ti consiglierei e poi. Attenzione perché a volte questi messaggi finiscono nella cartella degli spam, posta indesiderata. Riprova e altrimenti contatta la segreteria studenti.
Non noi! No, ovviamente sto scherzando, contatta. Anche per chi vuole partecipare al percorso di matematica serve il percorso. Allora, la domanda è: per chi vuole partecipare ai precorsi di matematica serve il QR code? Chi mi risponde? No? Non c'è, non vedo che non c'è. Sì, il Green Pass serve e sarà controllato. E nella pagina del DISVA c'è iscriviti ai precorsi di matematica, e ti iscrivi e la procedura è separata da quella di S3. E, se serve il QR code veramente non so rispondere, però comunque la procedura è separata. In presenza sicuramente. Sì. Se vuoi venire in presenza. Sì. Allora, vedo una mano alzata, il ragazzo in fondo. Quante volte ripeti, scusa? Può essere evitato il test e detto quanto deve essere superato. Allora, aspetta che prima ripeto la domanda. Sì. Parliamo del test in inglese. No, del test ingresso. Test di valutazione ingresso. Delle conoscenze. Quante volte può essere dato il test di valutazione delle conoscenze? Entro quando deve essere superato? Allora, deve essere superato entro agosto, il 10 agosto 2022, per voi che vi iscrivete adesso. Lo potete fare tutte le volte. Prego. No, volevo precisare che soltanto per abbiamo detto che gli OFA vengono assegnati solo per la matematica, quindi solo nel caso in cui non si superi il test per quello che riguarda le domande di matematica, hai gli OFA e quindi devi recuperare. Tutte le altre domande sono di autovalutazione. Puoi ripeterlo, sì, fino ad agosto, il 10 agosto. Però se nel frattempo voi avete fatto l'esame di matematica e statistica, che è quello che c'è al primo semestre, automaticamente se avevate l'OFA di matematica è superato. Sì, prego. Poi c'è un'altra domanda. Sì. No, per la domanda dei precorsi di matematica, sul sito di DISVA sono usciti gli orari e il form di compilazione. Entrando si compila, in automatico si riceve una mail per cui uno si è prenotato e bisogna presentarsi con autodichiarazione. Quindi il QR code sembra in questo caso che perché è come se foste esterni, tra virgolette, però ovviamente autodichiarate, presentate all'ingresso quella dichiarazione, quindi il personale d'ingresso della portineria avrà tutto l'elenco di chi si è prenotato e tutte le autodichiarazioni che avete, il Green Pass, ma tutto quello che serve. Quindi dal sito del DISVA vi linkano direttamente a questo form e ci sono anche tutti gli orari dei precorsi di matematica. E c'è un'altra domanda qui in aula, riguarda sempre i precorsi di domani, saranno anche online? Saranno anche online, sì, ancora non c'è il link su Teams perché devo farlo io e quindi lo faccio quando finiamo qua, genero il link e lo pubblichiamo nella pagina del DISVA. Federico ci chiede se il QR code si genera al momento in cui prenoti il posto in aula. Quindi abbiamo una domanda di Federica: il QR code si genera al momento in cui prenoti il posto in aula? La risposta è sì. Allora, io se... C'è un'altra domanda? Aspetta. No, abbiamo risposto a tutto. Abbiamo risposto a tutte le domande che ci avete scritto nella sezione domande. Qua in aula ci sono altre domande. Poi per qualunque cosa avete visto qual è la procedura per prenotare un colloquio, quindi se avete dubbi ce n'è un'altra. Anche se si passa il test di valutazione di matematica, si può partecipare ugualmente ma senza essere vincolato da esso? Allora, immagino che la domanda sia ai precorsi, cioè i precorsi li potete seguire tutti, indipendentemente da come siete andati al test di matematica, cioè anche se non avete l'OFA potete seguire i precorsi. Vedrete che sono precorsi
su argomenti molto molto di base, cioè chi ha fatto un buon liceo scientifico lo considera molto semplice, però siccome tra di voi ci sono anche ragazzi che hanno, non hanno simpatia per la matematica, solo perché non hanno avuto docenti che gliel'hanno fatta male, solo per quello, allora riteniamo giusto insomma fare dei precorsi così di base, ma perché anche i contenuti del corso di matematica sono dei contenuti che chi ha fatto un buon liceo scientifico vedrà, si troverà benissimo. Mi raccomando, guardate sempre il sito del DISVA, perché alcuni insegnamenti potrebbero iniziare non esattamente il 20, ma potrebbe posticipare l'inizio delle lezioni per alcuni insegnamenti. Quindi guardate il sito del DISVA, dove ci sono tutti gli avvisi relativi all'organizzazione della didattica nella bacheca. Grazie per essere qua, benvenuti e in bocca al lupo per il vostro percorso, ma siamo sicuri che vi troverete bene. Arrivederci, grazie.